Allora iniziamo questa nostra terza settimana che ci ha permesso, grazie al coronavirus, che ci ha permesso di poterci contattare, incontrare e stare un pochettino insieme e soprattutto fare in modo di rivedere e poter meditare e ascoltare su tante tematiche che sono state affrontate. Oggi è una giornata molto particolare, iniziamo la settimana con Marco Rinaldi, che è un carissimo amico ed è un bravissimo ed espertissimo chirurgo, e partirà in sesta marcia, per cui l'argomento che affronta è di estremi, è il massimo non solo dell'attualità ma anche della ricerca, per cui parliamo di riabilitazione di pazienti con delle atrofie estremamente severe che necessitano appunto di ancoraggi extraorali come gli impianti zigomatici e addirittura con tutto quello che può interfacciarsi sul digitale, argomento sul quale la settimana scorsa abbiamo dedicato quattro appuntamenti. Marco Rinaldi fa parte di una squadra, come abbiamo detto tante volte, che Gianni molto sapientemente sta cercando di cucire e di disegnare insieme a tutti noi, e sicuramente sarà una bellissima occasione per poterlo ascoltare e vedere che cosa è stato in grado e che cosa sta facendo su un argomento così spinoso. A te la parola, Marco. Bene, grazie a tutti della partecipazione, delle presentazioni molto carine. Io parto un po' da lontano e perché nell'affrontare questo argomento non si può non avere un pochettino una visione anche storica di quello che io e tanti altri colleghi abbiamo fatto nel corso, in fondo, di una vita professionale. Per cui vedete, questo è il mio libro, non ve lo voglio vendere, ma è solo per dire che noi qui abbiamo radunato le nostre esperienze, che sostanzialmente sono quelle del passaggio naturale tra la diagnosi con la tomografia computerizzata alla chirurgia. Io quando cominciai a fare l'implantologia, la TAC era ancora abbastanza rara da utilizzare. Quindi fondamentalmente gli step sono un esame TAC o CBCT, quello che volete, si assumono i dati DICOM e vengono inseriti in un software di progettazione, e a quel punto con il software noi siamo abituati quotidianamente a valutare l'anatomia del paziente, a pianificare impianti, a ordinare delle guide chirurgiche che, come ben sapete, non sono solamente ad appoggio gengivale, quindi non solo per chirurgia flapless, ma anche per chirurgia con lembo, quindi ad appoggio osseo, ad appoggio dentale, oppure naturalmente ad appoggio quindi gengivale. Oppure possiamo utilizzare la stereotografia, che è una tecnica per ottenere sulla base dei dati TAC degli esami dei modelli tridimensionali molto accurati, sul quale noi molto facilmente possiamo pianificare tante cose. Vedete qui a sinistra un mascellare dove noi ci rendiamo ben conto nel modello 3D della dimensione dell'altezza ossea, e vedete in mezzo la presenza di due denti inclusi dove sono localizzati. Vedete ancora a destra la simulazione di due innesti in una genesia dei laterali. Vedete in basso a sinistra un modello con un superfloss infilato nel canale mandibolare per fare un prelievo osseo dal corporamo o dalla sinfisi. Vedete in mezzo simulazione di innesti, una guida chirurgica per il seno mascellare e un mascellare con degli impianti zigomatici. Quindi sostanzialmente mi unisco al caro amico Scott, che Michele conosce bene come lo conosco io, che ha questo motto che ormai è diventato una sua presentazione, che ci ricorda com'è pericoloso rimanere legati a dei concetti bidimensionali in un mondo come quello anatomico, che è tridimensionale. Per ricordare questo, quindi per valutare l'importanza della visione tridimensionale dell'anatomia, vi faccio vedere queste simulazioni che abbiamo preso proprio dal nostro libro. Guardate, questa è una mandibola
secca con 5 impianti inseriti. Se facciamo un esame bidimensionale, quindi un OPT, vediamo gli impianti che ci potrebbero preoccupare magari per essere dentro al canale mandibolare. In realtà, se giriamo la mandibola, vediamo che tutti gli impianti hanno perforato la corticale linguale, quindi sono finiti nelle logge sottomandibolari, che come sappiamo sono zone abbastanza pericolose. La stessa cosa, linea amiloidea, settori laterali mandibolari, la fresa potrebbe passare oltre la corticale dell'ossea, e quindi se la valutiamo un esame bidimensionale, la visione è molto differente rispetto a quella della realtà clinica. L'abbiamo fatto su cadavere, come vedete, a sinistra vedete un impianto inserito con un lembo che è molto simile a quello che noi facciamo quotidianamente, e a destra vedete invece l'impianto dove in realtà è finito. Quindi immaginate, col numero enorme di impianti che vengono inseriti nel mondo a oggi, quanti impianti poi magari non hanno conseguenze, ma forse finiscono in quel modo là. Quando pianifichiamo un Olon 4, un Olon 6, dobbiamo inclinare l'impianto davanti al seno mascellare. Questo c'è nei Deprian, se lo facciamo quindi su un'immagine bidimensionale vediamo questo, ma se consideriamo un secondo piano, cioè il piano coronale, vediamo che l'impianto in questo caso sarebbe entrato nel naso. Quindi anche questa è una dimostrazione come la visione 3D è molto importante. Perciò vi ho portato alcune applicazioni semplici del beneficio della chirurgia computer assistita, dei modelli 3D, eccetera. Guardate, questa è una mandibola che nasconde dei denti sovranumerari in rapporto stretto con le radici dei permanenti e con il forame mentoniero, vedete. Sia di qua che di là sono tre piccoli elementi. I genitori erano molto molto apprensivi perché questa ragazza era stato detto che c'era un rischio di lesione nervosa, eccetera. Abbiamo fatto uno studio, quindi vedete tutte le varie immagini, questo modello con gli elementi evidenziati, e questa è una guida per cercare di guidare un taglio in sicurezza per fare l'estrazione, quindi sopra il foro mentoniero, senza danneggiare le radici e i denti vicini. Vedete, abbiamo segnato con una matita quello che la guida ci ha, che è una sorta di guida di localizzazione, e quindi abbiamo fatto un piccolo sportellino, tolto il dente, sia nella parte di destra che nella parte di sinistra. È la stessa situazione, vedete l'altro sportellino e l'estrazione. Vi faccio vedere il video, credo che i video siano un pochettino in ritardo. Vedete, la guida viene posizionata, in questo caso si segna con la matita opportunamente sterilizzata in autoclave, le matite vanno benissimo in autoclave, per cui vedete, si toglie, vedete subito sotto c'è l'emergenza del nervo mentoniero, poi togliamo questo frammento. È ovvio che questo tipo di intervento si poteva fare tranquillamente senza questo ausilio, però è una dimostrazione che una visione tridimensionale dell'anatomia e la stereotografia, le guide chirurgiche possono essere usate non solo per l'implantologia, ma anche per la rimozione di una cisti, per la rimozione di denti inclusi, per tanti settori, ecco. Vi aumentano un po' il livello di sicurezza. Ora un'altra applicazione, poi passeremo ai mascellari atrofici, però volevo prima dare un'idea dell'importanza della visione tridimensionale. Vedete, questa è una paziente in cui noi abbiamo pianificato questo impianto inclinato per evitare di coinvolgere il seno mascellare. A sinistra dell'immagine vedete la classificazione ASA sullo stato di salute dei pazienti, perché è vero che oggi la tendenza di tutti noi è quella di essere meno invasivi possibile,
possibile. Certamente questa minore invasività non deve andare a scapito della qualità complessiva della riabilitazione implantare, ma va un po' modulata a seconda del paziente. Quindi tutti i pazienti che non sono, per esempio, in buona salute gradiscono molto degli approcci minimamente invasivi. Ecco, vedete, queste sono le sagittali oblique, questo è un 3D. Questa è una guida ad appoggio dentale dove noi abbiamo inserito questi due impianti in modo flapless a questo paziente che aveva qualche acciacco di tipo cardiocircolatorio. In un intervento molto veloce abbiamo fatto questa cosa. Un'altra parentesi, queste due cose le faccio perché adesso ci sono abbastanza una tendenza anche questa, vedete, per la stessa ragione, impianti corti possono avere una loro validità, naturalmente tutto va spiegato con cura al paziente, quali sono le alternative, eccetera. Però per esempio in questo caso, per una serie di ragioni legate al paziente, abbiamo scelto una soluzione con questi impianti corti, vedete, questa è la fresa dotata di stop che ci consente di non andare oltre la dimensione predeterminata, e l'inserimento di questi due impianti con un ottimo livello di torque che in qualche maniera possono risolvere questo problema in modo molto poco invasivo per il paziente. Ma ora arriviamo all'argomento vero. Quindi sappiamo che quando per varie cause si perde l'osso, le ossa mascellari si riducono e ci va di fronte a quella che noi chiamiamo la riassorbimento osseo post estrattivo, che crea una serie di problemi sia verticali che orizzontali, che vediamo qua, ed è un problema molto molto diffuso. Io ho segnato su questo dato Istat dai 55 al 74 anni, che quindi hanno dal 10 al 35% di pazienti edentoli. Potevamo anche mettere la fascia superiore da 75 a 79 anni, che arriviamo quasi alla metà della popolazione, al 46,3%, ma sono stato un po' più basso pensando all'operabilità dei pazienti. E poi vediamo questo altro dato importante, che la maggioranza di questi pazienti sostituisce i denti mancanti non con impianti ma con la protesi mobile, quindi con la dentiera. Questo perché avviene? Avviene sicuramente per ragioni socio-economiche, le riabilitazioni implantari costano abbastanza, ma anche per ragioni fisiopatologiche. I pazienti anziani possono avere problemi di salute, non tutti si fanno operare volentieri, ma anche per difficoltà di tipo tecnico, perché naturalmente la riabilitazione implantare dei pazienti edentoli con un avanzato grado di atrofia, che arriva subito, arriva presto, è difficile, per cui molti pazienti rinunciano. Quindi quando noi siamo di fronte alla classificazione per esempio di Chievo e Dowell, quindi oltre la quarta, quinta classe, abbiamo difficoltà a inserire impianti. Seguendo invece la classificazione di Edmund Bedrosian, come ci possiamo orientare? Lui ha diviso il mascellare in tre segmenti, molare, premolare e zona anteriore. Quindi se abbiamo una mancanza d'osso solo nella zona molare, a quel punto noi possiamo usare impianti inclinati, quindi un Hollow-Four, un Hollow-Six, insomma questi impianti che evitano di coinvolgere il seno mascellare con ricostruzioni ossee. Se però l'osso manca anche nella zona dei premolari, quindi manca zona premolare e molare, ci rimane osso solo nella zona anteriore, qui è un problema grosso, perché o ricostruiamo l'osso, quindi dobbiamo utilizzare innesti ossei estesi con osso probabilmente preso da sedie extra orali, oppure cercare un ancoraggio al di fuori del mascellare, quindi come nel corpo dell'osso zigomatico, per la zona anteriore, e utilizzare impianti standard nella zona anteriore. Quando poi manca osso anche nella zona anteriore, la questione si fa più complicata, perché a questo punto la tecnica è quella di mettere quattro impianti zigomatici, perché non abbiamo osso in nessuna zona, e si chiama tecnica quad. Io eseguo anche questa tecnica particolare, che però non è un argomento di oggi, che è
un impianto customizzato molto moderno di cui abbiamo già parlato con molti amici di voi, ma ora non fa parte di questo argomento. Quindi quando siamo in questa situazione ragioniamo in termini di innesti ossei, in termini di impianti zigomatici. Quindi vediamo la prima soluzione. La prima soluzione è oltretutto la soluzione che credo che tutti quelli che hanno fatto questo tipo di chirurgia hanno affrontato per prima, perché anche storicamente è la più vecchia. Noi sul nostro libro abbiamo pubblicato una serie di protocolli per affrontare con modo moderno, con l'ausilio del 3D, questo tipo di applicazione. Gli stessi nostri protocolli sono stati anche riportati in questo trattato di chirurgia orale e di chirurgia maxillofacciale. E questi sono fondamentalmente dei protocolli molto semplici, però noi li abbiamo ideati, li abbiamo messi a punto, li abbiamo utilizzati e li abbiamo pubblicati e li usiamo quotidianamente e siamo molto contenti. Questo è il primo protocollo, come vedete da questa flowchart si fa una prima analisi sulle radiografie, poi si realizza un modello stereolitografico, si determina dove fare la fenestrazione per i rialzi sinusali, evitando quindi setti ossei trasversi, evitando zone strette o zone accidentate, dopodiché si costruisce questa e quindi questa guida per rialzo sinusale va poi appoggiata sull'osso per ritrovare quindi la stessa sede da noi reputata ideale. Lo stesso concetto è applicato per i prelievi ossei dal corpo raumandibolare, in cui la guida che abbiamo chiamato Harvesting Guide viene posizionata in quella zona per fare un taglio osso in una zona sicura. Oppure anche per le grandi ricostruzioni, dopo ne vediamo un esempio, facciamo una simulazione sul modello 3D e su questo tipo di in seguito alla ricostruzione creiamo una guida di prelievo che ci dà la dimensione della quantità ossea richiesta. E da ultimo abbiamo anche definito un protocollo per utilizzare i vantaggi della visione 3D e della chirurgia computer assistita nella chirurgia zigomatica. Quindi ora vediamo un po' di casi clinici. Parto con questo, che questo è un caso al quale io tengo molto perché è la madre di una mia cara vecchia amica d'infanzia. Vedete, questa è una grande cisti nel mascellare superiore. Abbiamo fatto, dopo questa OPT, trattamento fatto fare da un ottimo endodontista, trattamenti endodontici, poi il canino del primo quadrante si è rotto, insomma, alla fine si è deciso di passare a una soluzione implantologica, ma dobbiamo fare i conti con questa lesione grossa a livello cistico che occupava quasi tutto il secondo quadrante. Quindi vedete delle immagini pianificate in 3D, nelle varie visioni, trasparente, nella visione di cross, nell'immagine 3D, nelle immagini assiali tridimensionali, vedete qui a sinistra come questi impianti sono dentro la lesione cistica. Quindi abbiamo fatto una simulazione sul modello, abbiamo simulato un innesto, abbiamo creato una guida chirurgica per fare un Holon 6 e abbiamo fatto un prelievo della cresta iliaca grande come il quantitativo osseo che la simulazione precedente ci aveva consentito di fare. Per cui abbiamo fatto la cistectomia, naturalmente questo era un caso cronico, quindi non c'era un'infezione acuta in corso e abbiamo rimosso questa grossa lesione. Dopodiché vedete che con la guida chirurgica abbiamo preparato le sedi implantari, vedete la punta della fresa all'interno della cavità cistica. Poi abbiamo modellato sul modello stereolitografico questo blocco osseo che come un tappo di bottiglia l'abbiamo infilato a martellate. Guardate nell'immagine a sinistra la precisione che siamo riusciti a ottenere nell'innesto e a destra dopo circa 4 mesi di post-operatorio. E poi questa è una protesi fatta dal collega. E questo è un controllo a 7 anni, un OPT a 7 anni e vi faccio vedere il video di questo. So che c'è un po' di ritardo, spero che il commento non arrivi troppo in anticipo. Questo è un prelievo, anche questo definito dalla pianificazione. E qui vedete la rimozione della
lesione cistica, che come abbiamo visto sul modello era passante, la guida chirurgica, queste sono guide storiche, questo è un intervento fatto intorno al 2005, se non ricordo male, quindi ha già molti anni, va ancora benissimo, vedete questi sono gli impianti nel primo quadrante inseriti a mano libera dopo aver fatto tutti fuori pilota e qui la preparazione all'interno della cavità cistica delle sedi implantari. Questo è il modello, cioè questo scusate, è l'innesto osseo prelevato dalla cresta iliaca, modellato sul modello stereotografico e inserito, ammartellato in questa sede fino ad adattarlo molto molto bene, vedete che buon adattamento e a questo punto non usiamo viti da osteosintesi perché abbiamo gli impianti che funzionano molto bene da osteosintesi che penetrano nella parte interna e poi si chiude. Ok, ora vi faccio vedere. Vado? Tutto bene? Vai, tutto bene. Tutto bene. Ditemi se sono troppo in ritardo, in anticipo. Altro caso, vedete qua questa visione tridimensionale del mascellare, come qua non c'è osso in nessuno dei tre settori, molare, premolare e anteriore, quindi manca osso da tutte le parti, quindi qui abbiamo pensato di fare una ricostruzione ampia, estesa di tutta la parte, quindi facciamo la simulazione del modello, sulla base della simulazione definiamo la guida di prelievo. Queste sono le guide per fare il doppio rialzo del seno mascellare, vedete nelle immagini piccoline come in questo caso la fenestrazione sinusale possa essere eseguita al di sotto del passaggio dell'arteria alveolantrale, che in questo caso era visibile sul modello stereolitografico e sulle immagini TAC. Non sempre lo è. Vedete anche il prelievo iliaco è in qualche modo guidato dalle dimensioni che dovrà avere l'innesto, quindi da quello all'osso che ci servirà. E qui vedete la preparazione dei due rialzi sinusali. Vado abbastanza veloce perché di tutti i casi vi ho portato il video, per cui vi commento velocemente le immagini. Qui vedete la preparazione molto molto accurata dei singoli blocchi che vengono inseriti ad L sul mascellare superiore, ecco qua, e con una grande attenzione nel cercare di ottenere la massima congruenza tra gli innesti e la sede ricevente. Vedete qui piano piano va avanti la ricostruzione fino ad avere questa situazione con anche i due rialzi di seno per via laterale che sono sopra gli innesti. La chiusura del tessuto molle, vedete l'OPT post operatoria e la perdita, il prelievo a livello iliaco. E questa è la simulazione computerizzata della chirurgia implantare. Vedete in bianco chiaro le viti da osteosintesi in tutte le immagini. Questa è la Panorex, l'assiale, queste sono le cross, le sagittali oblique. Vedete che le viti da osteosintesi e gli innesti occupano quasi tutto l'ambito. Vedete nell'immagine trasparente tridimensionale, nelle cross tridimensionali e poi questa è la guida per la chirurgia computer assistita ad appoggio osseo. Vedete qua al rientro come la testa delle viti abbia mantenuto il contatto con la superficie dell'innesto e vedete anche come in questo caso, che è un caso andato bene, si è cambiata la morfologia ossea, cioè nel senso che quando un innesto si integra nel metabolismo osseo della sede ricevente non rimane mai così come l'abbiamo messo, ma cambia di forma. Vedete questo, il fatto che la vite abbia mantenuto contatto con la superficie dell'innesto vuol dire che l'innesto non si è tanto riassorbito. Quindi rimuoviamo le viti, eccola qua, e poi facciamo la prova della guida chirurgica che è per la nostra esperienza più il caso è esteso più la guida non ha problemi perché chi la costruisce sa bene dove andare a trovare supporto e appoggio alla guida. Inseriamo velocemente senza perdere tempo, cosa che facevamo prima di questa dell'uso delle guide chirurgiche, di dove mettere un impianto, dove mettere un altro impianto.
E poi questa sfortunata, per dire così, paziente ha avuto anche quella situazione molto brutta in cui ha una mandibola messa molto, 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 molto male. Lei era partita per la tangente per quanto riguarda la parte superiore, quindi con gran coraggio le facciamo un innesto anche sotto. Altro prelievo, questi sono interventi che ho, Michele sa che l'avrà visto 50 volte perché non se ne fanno più di questi casi qui, giustamente. Sempre bello per alcuni versi. È sempre bello rivederlo. E sta andando molto bene, io lo vedo sempre, la paziente. Quindi è un prelievo quindi dall'anca sinistra di un bel pezzo, così questa volta abbiamo solo inciso la corticale e abbiamo inserito tutto il blocco in questo modo qua, che si è ottimamente integrato. A quel punto abbiamo tolto le viti, sempre con la guida chirurgica abbiamo inserito tutti gli impianti e sono là. Compromesso estetico per forza c'è, perché la ricostruzione verticale è sempre molto complessa da fare, però l'estetica è notevole, la paziente è molto più che soddisfatta del risultato ottenuto e sta andando bene. Naturalmente un po' di osso è stato perso, ma sono passati ormai credo circa 14 anni grosso modo. Vi faccio vedere il video. Vedete, in qualche modo anche il prelievo è computer assistito, vedete, perché la dimensione è simile. Queste sono le guide che poi adesso le costruiamo un po' diversamente, comunque per localizzare le sedi più idonee per la chirurgia del seno mascellare, per gli innesti sinusali, vedete. E quindi sì. Esegue l'innesto, questo è un mix tra autologo e biomateriale, e questa è la preparazione della sede ricevente che viene forata per tutta una serie di ragioni, non ultima quella per definire con il trauma l'inizio della cascata di eventi biochimici che portano alla rigenerazione ossea. Non sapete che l'osso in natura si ricresce dopo, a parte i tumori, ricresce dopo un trauma. Se ci rompiamo una gamba si forma un calo osseo. Quindi questa è una delle varie ragioni per le quali si pensa di cruentare la superficie ricevente. E qui si mettono tutti i blocchetti. Questa è una chirurgia molto bella da fare, molto creativa, il tempo passa senza rendersene conto, c'è molta concentrazione e ora vediamo la rimozione delle viti a 4 mesi dalla prima chirurgia. Vedete, adesso abbiamo osso disponibile per gli impianti. Proviamo la guida, che è stabile. Potete fidarvi della stabilità della guida. Io non ho trovato grandi problemi nei casi. Più il caso è esteso, come vi dicevo prima, più la guida è stabile. Naturalmente bisogna avere un'apertura del lembo sufficiente per non ostacolare il posizionamento corretto della guida. Sapete che le guide chirurgiche hanno delle finestrelle di ispezione per vedere se sono a contatto con il tessuto osseo. Qui siamo sempre a guide di tipo, scusate, questa parte è fondamentale eseguirla solamente ovviamente dopo la chirurgia per non alterare il sostegno della guida. E cosa stavo dicendo? Sì, che qui abbiamo solo guida d'appoggio osseo, a parte quel piccolo caso che avevamo visto all'inizio, perché quando si fa chirurgia ricostruttiva la necessità di rimuovere i mezzi di osteosintesi ovviamente impone la chirurgia a lembo aperto. Qui siamo quindi nella parte mandibolare, fissiamo il blocco osseo.
Sì, qualcuno mi ha chiesto se abbiamo messo membrane. In questa fase non abbiamo messo membrane. Io avevo una visione, come posso dire, molto naturalistica della guarigione ossea, per cui non mettevo né biomateriali né membrane, ma cercavo di chiudere con un lembo che coprisse bene, senza tensioni, eccetera. Poi dopo ho avuto altri momenti in cui le ho utilizzate, ma probabilmente poi ho usato il PRF, insomma ho fatto varie cose. Ora vado avanti, magari dopo alla fine ritorniamo sull'argomento, anche perché l'ho vista per caso la domanda che mi ha mandato Alessandro. Ecco, ora quindi siamo, abbiamo chiuso questo argomento del legato alla chirurgia ricostruttiva e vediamo un attimo quindi gli impianti zigomatici. La storia degli impianti zigomatici è lunga perché risale all'88 quando il professor Brannemark introdusse questi particolari impianti. La tecnica del professor Brannemark, la tecnica diciamo originale, aveva un procedimento esclusivamente di tipo intrasinusale, cioè l'impianto passava attraverso il seno mascellare che veniva aperto con una fenestrazione alta per l'esclusivo solamente per vedere la fresa, perché solo vedendo la fresa prima del bersaglio rappresentato dal corpo dell'osso zigomatico eravamo sicuri di non penetrare per esempio dentro l'orbita. Quindi quando il chirurgo vedeva la punta della fresa, se lo vedeva nel punto della fenestrazione, poteva stare abbastanza tranquillo e procedere e finire la parte sinusale. Io feci il primo corso tanti anni fa in Belgio con Chantal Maheve, che tutti voi conoscete, è stata una grande interprete di questa chirurgia, e quando gli chiedevamo a proposito del seno mascellare, faceva spallucce e diceva, boh, come dire, chi se ne frega, cioè, perché in effetti in questo tipo di chirurgia la membrana sinusale è utopistico pensare che si risparmi. Poi sono passati gli anni e sono uscite delle varianti. Il Carlos Aparicio, che tra l'altro è un carissimo amico, ha definito 5 sistemi diversi per poter mettere gli impianti. Quindi c'è un tipo 0, che è quello originale, quindi intrasinusale, poi ci sono varie varianti, intra-extrasinusale, extra-intrasinusale, extrasinusale e addirittura extramascellare. Quindi ognuna di queste varianti ha una serie di lavori pubblicati e una serie di statistiche che ne, diciamo così, ne consentono, ne stabiliscono l'utilizzo clinico. E quindi, ritornando indietro, qual è il problema? È che a questo punto noi sappiamo che abbiamo più modi per poter inserire un impianto zigomatico. Quindi una volta c'era solo quello di Brannemark intrasinusale, si faceva quello punto. Ma ora sappiamo che a seconda dell'anatomia del paziente noi possiamo avere vari approcci. A seconda dell'anatomia del paziente vuol dire sostanzialmente a seconda dell'angolazione presente tra la superficie esterna del mascellare e la cresta ossea alveolare, quindi tra il bersaglio che è l'osso zigomatico e il punto di connessione protesica che deve essere sempre posto in una posizione possibilmente non aberrante. Quindi lo step critico della procedura è definire la traiettoria. Vi posso assicurare che io ho visto operare a mano libera avere una visione 3D che va sicuramente bene, ma dell'anatomia così perfetta da capire molto bene qual è la situazione ideale, proprio nel momento operatorio non è facile. Per cui, visto che abbiamo gli strumenti per farlo prima, cerchiamo di definire prima cosa fare. Quindi, per evitare che l'impianto penetri dentro l'orbita o vada nella fossa protemporale, è bene cercare di capire qual è la posizione dell'impianto. In termini generali, se voi vedete l'immagine a sinistra, che è quella dove c'è
la parte vista dal palato con le due frecce bianche, immaginate che se la parte zigomatica rimane fissa, se noi portiamo la connessione protesica in cresta, parallelamente il corpo implantare emergerà fuori dall'osso, quindi andrà verso una situazione di impianto extrasinusale, quindi un impianto esterno, che a volte va bene, a volte no, dipende da quanto poi l'impianto potrebbe essere lontano dalla parete ossea, perché poi troppo lontano porterebbe a una fenestrazione per l'apertura dei tessuti mucosi. Vedete invece, sempre nel libro di Carlos, un caso con una situazione protesica complessa, perché per inserire l'impianto nel punto giusto, il prezzo da pagare è una connessione al centro del palato, che è molto scomoda. Allora, quando questi impianti si facevano per i pazienti post-oncologici, non che a loro vada bene tutto, però sono pazienti poverini che hanno problemi più seri, per cui accettano meglio certi compromessi. Quando la chirurgia zigomatica viene fatta per i pazienti non oncologici, semplicemente dentoli, certo avere una connessione al centro del palato con problemi fonetici e di mantenimento igienico può essere un problema abbastanza grave. Quindi la scelta della posizione dell'impianto zigomatico in tutte le sue varianti è un problema serio ed è un problema difficile. Quindi noi dobbiamo decidere come farlo, abbiamo gli strumenti computerizzati per poter scegliere, simulare al computer qual è per quello specifico paziente il tragitto migliore degli impianti, e quindi dobbiamo determinare prima della chirurgia il punto d'ingresso, il tragitto dell'impianto e il punto di uscita dell'impianto. Quindi queste valutazioni, secondo la nostra esperienza, ma soprattutto secondo utilizzando gli strumenti di diagnosi che oggi sono a disposizione di tutti, è bene prendere prima dell'intervento questa decisione. Per cui noi ci siamo inventati questo tipo di guida che prevede un punto di ingresso, che sarebbe il punto, sarebbe di fatto la connessione protesica, il punto di uscita, che sarebbe la connessione zigomatica, e una finestra rettangolare, che sarebbe la fenestrazione per controllare il tragitto dell'impianto, e secondo la tecnica, per esempio, di Stella, è un modo per inserire l'impianto intra-extrasigomatico, cioè la finestra ossea viene sospinta leggermente all'interno, quel tanto che serva per fare passare l'impianto. E quando abbiamo pensato a questo tipo di guida, ci siamo detti che sapevamo che gli studi, soprattutto di Luke Vrilinch, fatti con Materialize, e anche gli studi fatti con Nobel, hanno praticamente eliminato la possibilità di eseguire la chirurgia flapless in computer assistita, perché noi sappiamo bene da utilizzatori della chirurgia guidata che, per quanto aumenti la precisione, abbiamo sempre quel paio di gradi di deviazione assiale, perché la fresa comunque deve girare nella bocca, eccetera, eccetera, che rapportati su un impianto di 4 mm, 4 cm e mezzo, 5 cm, possono dare una deviazione della posizione dell'apice anche molto significativa e pericolosa. Per cui noi abbiamo cercato di portare la guida più vicino al bersaglio, per cui non ci interessa poi tanto il punto d'ingresso, ma quanto il punto di uscita. Quindi questo protocollo che noi abbiamo utilizzato prevede la pianificazione computerizzata, la costruzione di un modello tridimensionale, una simulazione prechirurgica e la chirurgia come ultimo step. Quindi arriviamo alla chirurgia dopo aver già fatto delle prove. Quindi pianificazione computerizzata, realizzazione della guida, secondo le nostre indicazioni naturalmente, dopodiché realizzazione del modello tridimensionale della guida chirurgica, vedete, quindi sono due guide separate, una a destra e una a sinistra, e poi la simulazione sul modello. La simulazione sul modello è questa, vedete, con il piezo, ma anche con delle frese, come volete, si fa la fenestrazione che già vi indica la direzione dell'impianto.
poi si prosegue con le frese del sistema implantare utilizzato. Vedete nell'immagine piccola, vedete che poi non è che ci sia tanto spazio a questo tipo di chirurgia. Comunque si finisce la preparazione, si possono utilizzare degli stop per definire la lunghezza della preparazione, che saranno molto utili in fase chirurgica, perché quando noi arriviamo a battuta con lo stop sappiamo che dobbiamo essere arrivati, se non lo siamo qualcosa è andato storto e ci fermiamo a questo punto. Poi inseriamo sul modello, immagine a sinistra, degli impianti didattici in questo caso. Esiste una seconda via che noi abbiamo utilizzato all'inizio e poi l'abbiamo anche pensata per quei chirurghi che preferiscono fare le cose con le mani, non hanno tanta dimestichezza con la chirurgia computer assistita. Possiamo operare direttamente un modello, magari se lo sbagliamo sacrificheremo uno, due, tre modelli stereotografici, però una volta che abbiamo messo gli impianti secondo i nostri concetti, a quel punto il modello può essere scannerizzato con uno scanner ottico, la scannerizzazione viene matchata, cioè si fa una superimposition dell'immagine scannerizzata con l'attacco del paziente e salta fuori la figura B, che sarebbe il nostro modello virtuale, del tutto analogo a quello ottenuto con la pianificazione preliminare con il computer. Ecco, vedete, la chirurgia è l'ultimo step, per cui si mette la guida, si fa la fenestrazione, si preparano le sedi implantari con queste frese molto 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 lunghe, vedete che ci vuole una bella mira per arrivare in un punto così piccolo, però la guida ci aiuta, ma sempre col controllo visivo, poi si inseriscono gli impianti. Ora vi faccio vedere l'intervento, parto col video. Quando ho il video abbasso l'audio perché sennò qua sento un gran baccano. Vedete il modello? L'apertura del lembo e il modello stereotografico opportunamente sterilizzato è sempre al nostro fianco, perché se qualcosa andasse storto noi abbiamo in mano una copia fedele dell'anatomia del paziente, molto 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 utile. Vedete, questo è come se fosse un grande rialzo del seno, noi infatti eravamo partiti con le guide per il rialzo sinusale che molto facilmente abbiamo adattato a questo uso per la chirurgia zigomatica. Scogliamo la membrana di Schneider e spostiamo all'interno la finestra sinusale e poi prepariamo fino allo stop. Queste guide potrebbero essere fissate con delle viti all'osso, possono essere tante varianti, tanti diversi materiali, ma comunque sia, noi abbiamo sempre preferito una cosa pratica da poter mettere, eventualmente da poter togliere, ma voglio dire, siamo consci che sono delle varianti poco significative che possono seguire le preferenze di ciascuno di noi. Vedete, impianto in parte extrasinusale, in parte no, metà dell'impianto è dentro, metà dell'impianto è fuori e poggia sulla finestra sinusale che è stata spinta all'interno. Questo è quell'altro, cioè l'impianto di sinistra. Vedete lo scollamento con gli strumenti che usiamo abitualmente per la chirurgia sinusale. E qua sempre, sempre molto importante il controllo visivo, perché noi sappiamo, perché lo sappiamo per l'esperienza, per la letteratura, che una chirurgia cieca in questo campo può essere molto pericoloso, perché noi usiamo la guida, ma la usiamo a supporto osseo e la usiamo guardando dove la fresa va a bucare. Quindi se qualcosa andasse storto potrebbe essere la guida posizionata male, qualsiasi cosa, ma noi dobbiamo sempre avere quindi un controllo visivo di quello che facciamo. È molto molto importante, perché qui le deviazioni angolari sono molto grandi, perché le frese sono delle frese lunghe lunghe e gli impianti sono molto lunghi. Stessa chirurgia guidata per gli impianti anteriori, niente di nuovo in questo caso qua. Qui abbiamo messo
un po' di biomateriale. Questo materiale che noi mettiamo qua anche per rispondere alla domanda, vedete, questo è un PRF, ci ha preso in una fase un po' successiva in cui qualche collega ha molto spinto per l'utilizzo, ma in questo caso lo facciamo non tanto per avere una rigenerazione dell'osso, ma per cercare di, avere un materiale, diciamo, di sicurezza al di sopra della filettatura del corpo implantare. Questa diapositiva è solo quella per farvi vedere un bersaglio che deve essere sempre chiaro e visto dal chirurgo, e non si deve fidare della guida, deve sempre vedere, quindi controllo visivo sempre e comunque. Abbiamo fatto uno studio su un numero poco significativo, perché abbiamo fatto credo una dozzina di casi, e comunque abbiamo cercato di valutare con una superimposition, cioè praticamente abbiamo sovrapposto la TAC del progetto con la TAC del modello con l'immagine del modello operato e l'immagine della TAC post-operatoria. Non l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo fatto un'azienda che si occupa di queste cose. Vedete gli impianti pianificati, quindi sono in verde, la simulazione sul modello in rosso, già vedete un po' di differenza c'era, e gli impianti in blu sono gli impianti effettivamente inseriti nel paziente. Quindi togliendo le parti anatomiche per una maggiore comprensione, questo è già stato un piccolo errore, e questo è stato un altro piccolo errore. E questi errori possono essere dati dagli errori umani, ma possono anche essere dati per esempio dal fatto che l'inserimento del modello sul modello stereolitografico del finto impianto è difficoltoso, perché è plastico, l'impianto è filettato, quindi probabilmente quando si arriva in fondo tende ad alzarsi un po' verso la parte diciamo della connessione protesica. In ogni caso abbiamo fatto una pubblicazione su una rivista americana, che è questa qua, dove abbiamo avuto delle deviazioni contenute, vedete, rispetto alle posizioni pianificate, da 2 a 3 mm con deviazione angolare, di un paio di millimetri fino a 4, eccetera. Per cui sempre con controllo visivo, ma comunque questa è una tecnica che secondo noi aiuta molto. Carlo Serperissimo mi ha inviato, ma credo che sia già uscito, ma non sono certo, perché vedete è un lavoro del 2020, questo è solamente una sua interpretazione, sapete che lui è molto esperto in questo tipo di chirurgia, dove lui ha proposto una differente valutazione del successo implantare per impianti zigomatici, perché lui giustamente dice: ma l'impiantazione zigomatica non ha gli stessi parametri di Albertson e di Buser che noi usiamo per gli impianti normali, per cui lui propone di valutare la protesi e la presenza di rinosinusiti, che questa è un po' una limitazione che c'era zigomatica, e poi le condizioni dei tessuti molli, oltre che la stabilità. Questa è una proposta, è disponibile sul JOM, credo che sia già uscito, si chiama ORIS. Ma quando si tratta di questi tipi di grandi riabilitazioni in pazienti edentoli, oltre ai criteri, va bene, che ha proposto a Parisi, oppure quelli classici come di Albertson, di Buser, adesso vanno molto queste misure della soddisfazione del paziente in varie parti della medicina. Cioè adesso questo è anche, noi l'abbiamo fatto per gli impianti sottoperiostali, con dei questionari che sostanzialmente valutano la soddisfazione del paziente, che è un punto di vista del paziente che per troppi anni forse noi medici abbiamo ignorato. Quando tutto per noi andava bene, il paziente doveva essere per forza contento, invece magari non era così. E quindi adesso stanno un po' prendendo piede anche nel nostro settore questi questionari, di cui non so molto, ne ho partecipato, sto partecipando a uno, ma comunque trovo che sia un'altra valutazione interessante quando si fanno delle cose fuori dallo standard. Ora vi faccio vedere quindi dei casi, rialzo il volume, vado bene, mi seguite? Tutto bene? Sì, tutto bene, tutto bene. Ok. Allora, ora vi faccio vedere un caso, vedete, avanzata atrofia del mascellare, non c'è osso da nessuna parte, o è sottile o è mancante.
Quindi questo è un caso più difficile del precedente, perché non avevamo neanche osso nella parte anteriore, se non pochissimo, per cui decidiamo di fare un quad zigomatico, quindi quattro impianti zigomatici che sono stati pianificati sul modello stereolitografico. Il modello è stato quindi sottoposto a scannerizzazione ottica e la scannerizzazione è stata matchata con la TAC del paziente, ne è scaturito questo che è sostanzialmente la pianificazione digitale, del tutto analoga a quella che si può fare direttamente al computer. Queste sono le guide create secondo l'indicazione dell'operatore, vedete è come quella che avete visto nel caso precedente, ma più grande perché la fenestrazione sinusale in questo caso deve coprire due impianti e non uno. Questa è una visione molto bella dell'importanza del 3D in questo tipo di interventi. E qua la stereolitografia con le guide che dovranno essere usate in chirurgia. In questo caso sono solo messe lì, ma non sono servite per fare il modello. Allora, quindi grande finestra sinusale, un gran pezzo, quindi la parete laterale del seno viene sospinta all'interno e fa da pavimento, cioè protegge la membrana sinusale, comunque l'impianto, la fresa, vedete nel particolare, se riuscite a vedere, la fresa che scorre sulla parete sinusale spinta all'interno del seno. Vedete la guida, vedete qua, vedete la freccia bianca nell'immagine di destra che sostanzialmente indica la fresa e la parete sinusale sospinta all'interno di quei 4-5 mm necessari perché ci passi l'impianto. Seconda impianto, vedete qua i due impianti inseriti. E poi vedete qui nell'immagine di sinistra l'isolamento del nervo infraorbitale e la scheletrizzazione del corpo zigomatico che è necessario perché bisogna vedere il punto di uscita dell'impianto zigomatico. Quindi anche nel lato di sinistra si fa la ampia fenestrazione, si spinge dentro il seno quel po' che basta, dopodiché si prepara con le guide che già ti dico. Ecco, vi ho portato questo caso perché questo approccio computer assistito è ancora più importante quando, come in questo caso, si fanno quattro impianti, perché se uno dei due zigomatici fosse posto un po' troppo in mezzo al corpo zigomatico, poi l'altro non ci sta più e quindi tutto il piano di cura salta. Ora vado avanti ancora, vedete qui è sempre la stessa cosa, le frecce indicano il controllo visivo, vedete un pochettino qua com'è la situazione anatomica e poi l'inserimento degli impianti, sia di qua che di là, vedete i quattro impianti inseriti, le pareti sinusali sospinte all'interno e poi qui abbiamo messo un biomateriale, abbiamo anche inserito due piccoli impianti corti nella zona davanti, già che c'eravamo, e la sutura dei lembi. Vedete un'immagine coronale del post-operatorio con i quattro impianti e questa è la superimposition che vede il confronto tra il progettato e l'eseguito. Ci tengo a sottolineare che la lunghezza degli impianti non è un dato che noi non consideriamo perché gli impianti didattici hanno tutti la stessa lunghezza, per cui nel modello vanno tutti molto fuori. Vedete la protesi qui nella parte del secondo quadrante, bene a sinistra, invece nel primo c'è un pelino più di compromesso, ma comunque il paziente ha avuto un buon risultato. Vi faccio vedere il video di questo caso. Vedete le guide e il modello sono sempre... Ecco, la preparazione è come se fosse un grande rialzo del seno mascellare, molto, molto, molto esteso, le problematiche sono simili, gli strumenti sono simili, vedete, questa è una fresa che assottiglia l'osso, queste sono frese per scollare la membrana di Schneider che vedete bene essere
vedete bene lo scollamento. Poi certo che la membrana sinusale nel recesso zigomatico e nella zona subito prossima alla cresta viene sicuramente perforata, è molto difficile pensare di mantenere l'integrità in questo caso. Vedete, si preparano sempre con controllo visivo, vedete la progressione della fresa, vedete vicino al bersaglio, andiamo a vedere e poi inseriamo l'impianto, in questo caso a mano libera. Tutto potrà essere possibile in futuro, ma per adesso noi inseriamo l'impianto così a mano libera. Uno strumento tiene sospinta il piatto osseo all'interno del seno durante l'inserimento dell'impianto. Vedete, dietro l'impianto c'è la parete sinusale che è sospinta all'interno. Così sono messi i due impianti di destra e poi andiamo a sinistra. Quella fresa grossa è una fresa che usiamo per rialzi seno, che serve per smussare un pochettino l'osso. A volte qui la utilizziamo quando abbiamo una parete un po' più spessa e allora si sveltisce bene la procedura. Ecco, vedete che frese molto lunghe che si usano. Noi dobbiamo cominciare, vedete, andiamo molto piano, arriviamo al corpo zigomatico, sempre, lo dico per l'ennesima volta, con controllo visivo, e poi inseriamo gli altri due impianti zigomatici. Quindi abbiamo cercato di realizzare quello che avevamo pensato, e non è neanche detto che l'avessimo pensata giusta, comunque la soluzione più adatta per questo paziente. Due impianti corti davanti, qua biomateriale per cercare di coprire la parte più a contatto col tessuto gengivale per cercare di prevenire eventuali deiscenze dei tessuti gengivali. Qui abbiamo messo una lamina di osso spugnoso, abbiamo messo delle membrane di PRF, eccetera, eccetera, ma abbiamo chiuso così. Bene. Ecco, ora vi faccio vedere l'ultimo caso, e poi ho finito, in cui, che per me fu il primo impianto zigomatico. Questo è un paziente che, vedete, mostrava una lesione neoplastica a livello mascellare. E il collega della chirurgia maxillofacciale ha rimosso questo tumore bruno di questo paziente, che aveva anche un tumore del paratiroide, aveva una situazione abbastanza complicata, quindi lui è rimasto senza osso nella parte di tutto il mascellare sinistro, e questa è la visione tridimensionale della mancanza proprio ossea. Quindi qui non siamo neanche a carenza ossea, manca l'osso perché è stato resecato volutamente. Ma il problema principale è questo signore di 44 anni non riusciva a portare nessun tipo di protesi, perché, come vedete dai modelli in gesso in alto a sinistra, era privo di fornice, per cui anche una dentiera lui non riusciva a portarla perché gli cadeva costantemente. In più aveva un collasso dell'emivolto sinistro molto molto brutto dal punto di vista estetico. Con il collega abbiamo cercato una soluzione computer guidata, siamo ispirati a un articolo simile che è questo qua in basso, che è comparso in letteratura, e abbiamo pensato di inserire un impianto zigomatico nel pezzo osseo rimasto, lasciandolo libero nel tessuto molle per il resto del decorso, e associargli due impianti nella zona tuberale e sacrificare due denti naturali nel primo quadrante per avere lo stesso comportamento biomeccanico. Abbiamo fatto costruire queste guide, che sono diverse da quelle del protocollo che abbiamo visto prima, perché qua la chirurgia zigomatica è una chirurgia diversa, perché gli impianti sono corti fondamentalmente, cioè la guida va appoggiata proprio vicino al bersaglio dell'impianto. Questa è la simulazione
visione isometrica delle guide, e questo è il modello con le tre guide, due per gli impianti tuberali e questa per la parte zigomatica. Una ideale linea dovrebbe collegare l'impianto zigomatico con gli altri impianti, in modo che più o meno siano alla stessa altezza sul piano occlusale. Vedete, ecco, guardate, qui si vede bene il collasso dell'emivolto, quindi vedete la narice era chiusa, vedete che manca tessuto, e questa cosa era molto brutta esteticamente e dava un notevole problema al paziente, oltre che all'impossibilità di mantenere la protesi. Quindi abbiamo eseguito un lembo, abbiamo scheletrizzato quello che rimaneva nella parte zigomatica e poi abbiamo usato, vedete la guida con scritto Z1, è la guida zigomatica, è appoggiata lì, incastrata in quel moncone, e questo è l'inserimento dei due impianti nella zona tuberale. E questo qua è l'impianto, invece un impianto da 30 mm che viene inserito nella parte dello zigomo e poi viene avvitato, vedete questo è il punto di uscita dell'impianto e il punto di ingresso lascia l'impianto al di fuori, quindi libero nei tessuti gengivali fino a essere più o meno all'altezza degli impianti nella zona del tuber posteriore, gli impianti dall'altra parte. Quindi l'impianto viene messo lì. Abbiamo tolto i due denti naturali, inserito due impianti dall'altra parte e chiuso tutto il lembo. Questa è la panoramica post-operatoria e questa è la visione coronale. Qui abbiamo pochettino dovuto fare un lavoro particolare perché con il nostro laboratorio abbiamo creato una guida di guarigione, una vite di guarigione customizzata per cercare, perché non c'era in commercio una guida così lunga, quindi abbiamo creato questa guida, ma siamo riusciti a in qualche maniera avere una buona guarigione del tessuto, lo vedete dalla freccia nell'immagine alla vostra destra. E quindi a questo punto, utilizzando dei monconi angolati, abbiamo potuto costruire questo framework in titanio ricoperto di PMMI, eccola qua, ecco questo, vedete la protesi. La cosa importante è che vedete il profilo, come adesso non c'è più questo collasso del tessuto gengivale, quindi il paziente non solo mangia ma anche un risultato estetico importante. Vi faccio vedere il video. Qui ci sono sempre delle aderenze, è sempre un po' più complicato. Vedete il modello sterilizzato sempre in mano a noi perché lo controlliamo sempre. E questa è la prima guida che, come si incastra sul modello, si deve incastrare anche sul paziente, per cui lo proviamo, non è facile poi capire come si inseriscono questi pezzettini. Vedete che qui vedete che sostanzialmente l'inseritore per gli impianti zigomatici viene usato per gli impianti tuberali, mentre per questo qua, che è l'impianto zigomatico, nonostante sia nato per quello, non si può usare perché saremmo andati a sbattere contro i denti ancora presenti nell'arcata nel primo quadrante, per cui usiamo un inseritore per impianti standard. Poi chiudiamo tutto, estraiamo due denti naturali, questo per avere lo stesso comportamento biomeccanico. Anche questo è un impianto, è un tipo di riabilitazione che, nonostante una serie di problemi di salute del paziente, ormai funziona da 14-15 anni, credo più o meno. Ecco. Là, ho finito. Quindi, come concludiamo, che queste applicazioni computer guidati sono molto molto importanti oggi, sia nella pratica proprio di tutti i giorni, ma anche nella chirurgia ricostruttiva e forse anche in quella zigomatica. Io ho finito, alzo il volume.
Marco, volevo dire, li hai lasciati tutti secchi, perché di domande non ne hanno, io invece ne ho parecchie, e quindi se, visto che sono tu qua. Sei stato bravissimo nei tempi, io vorrei così aprire qualche parentesi con te. Sì. Allora, io ho visto che usi largamente i biomateriali, quindi quando sei in prechiusura per ottimizzare, soprattutto in corrispondenza dell'emergenza, utilizzi tanto biomateriale. Volevo sapere la tua esperienza al riguardo, cioè se questo l'hai fatto d'amblè oppure se è il risultato di tue esperienze. Tradotto, nelle mie mani io ho un po' paura, nel senso che, come hai detto te, la chirurgia endosinusale è difficilmente conservativa e quindi associarla a biomateriale mi fa un po' così temere, ecco, diciamo così. Volevo sapere la tua esperienza riguardo. Allora, infatti io prima ho risposto a una domanda che Alessandro mi ha mandato con un messaggino di un collega che a proposito mi chiedeva il biomateriale, perché nei casi ricostruiti prima io di fatto non l'ho quasi mai usato, né membrane né niente. E l'ho usato invece un po' sugli zigomatici, perché quando l'impianto zigomatico è sia extra che intrasinusale, ho sempre un po' di timore che si possa fenestrare la parte, cioè che si crei una deiscenza del tessuto mucoso nelle parti del vestibolo, cioè se le spire dell'impianto sono a contatto. In alcuni casi ho messo impianti già fatti con superficie liscia, in altri invece erano proprio filettati, per cui la mia paura era avere una filettatura che il paziente potesse percepire proprio al di sotto del tessuto molle, per cui l'uso del biomateriale non era a scopo ricostruttivo, rigenerativo, ma è semplicemente protettivo per le spire, ecco. E questa è stata la logica per la quale l'ho utilizzato. L'altra cosa che volevo chiederti è una sensazione epidermica, e volevo sapere la tua opinione alla luce della tua vastissima esperienza. Quello che mi sembra di aver capito è che originariamente, sto parlando di Brannemark, avevamo delle emergenze, se ti ricordi, i primi zigomatici che mettevamo arrivavano vicino alla linea mediana del palato, e poi c'è stata una migrazione sino a farli quasi extrasinusali appoggiati alla parete esterna, però questo ci ha dato una quantità di problemi pazzeschi sui tessuti molli e sull'emergenza. A me sembra che la tendenza attuale di oggi sia quella di ritornare un pochettino a spostare più palatali come emergenza questi impianti zigomatici, nel senso, molto bello l'extrasinusale, molto bello l'appoggio alla parete esterna, però come tu hai fatto percepire dall'impiego del biomateriale, forse è più tranquillo stare un pochino più verso il centro del palato, non il centro, ma spostarci palatali e venire fuori dal vestibolo, che è una brutta zona. Questa è una percezione, però sì. Volevo sapere la tua opinione, Marco. Allora, intanto io ho una esperienza sostanzialmente non così vasta come tu mi hai attribuito, ma abbastanza limitata, però per cui non posso dare dei dati suffragati da dati scientifici veri. Però l'impressione è questa, che lì il problema qual è? È che, un po' come tante cose nella nostra pratica, un problema dello zigomatico sono le sinusiti, che sono clinicamente evidenti o radiologicamente evidenti. Quindi, soprattutto i pazienti che hanno in passato sofferto di sinusite, io ho fatto due casi, per esempio, in cui prima abbiamo deciso, in accordo con amico Torino, di fare una FES prima della chirurgia zigomatica, perché c'erano delle sinusiti e quindi andare a spingere dentro di nuovo la membrana ci faceva paura. In un caso addirittura c'era un aspergilloma, per cui c'era anche questo problema patologico. E ora, a proposito di quello nello specifico, il problema è che la chirurgia zigomatica è una chirurgia un po' sempre di compromesso, perché se tu sposti sulla parte esterna l'emergenza di impianto, ti puoi trovare nella situazione extrasinusale a non avere un impianto in cui attorno solo della gengiva e non ha osso, come dicevi giustamente tu. Nello stesso tempo, se vai troppo verso il centro del palato, una connessione troppo palatale, per cui è un po' un compromesso che va valutato un po' di volta in volta, ecco.
quindi io penso che più che tendenze o tra te sia proprio un fatto di valutazione singola. Allora, io volevo ricordare non solo agli specializzandi che sono qua all'ascolto, ma a tutti i colleghi che si stanno accingendo a questo, come dalla relazione che ci ha fatto vedere l'amico Marco Rinaldi, l'impiego degli zigomatici va riservato a dei casi estremamente selezionati, con delle indicazioni molto precise, perché sempre dobbiamo valutare il pro e il contro di quello che andiamo a fare. E quindi la morbilità resta comunque elevata ed è chiaro che per portare il paziente a questo tipo di riabilitazione deve avere una precisa indicazione. E l'altra cosa che mi fa ancora più, fra virgolette, paura è che con quello che ci ha fatto vedere l'amico Rinaldi, e cioè il fatto di avere la DIMA che ci può aiutare di parecchio nell'emergenza, questo non ci deve entrare in inganno. È chirurgia che deve essere fatta da delle persone che abbiano un background culturale molto importante e con un'esperienza chirurgica molto importante, in modo da riuscire a gestire. Quindi di non lasciarci così ingannare dal fatto che, avendo giustamente la possibilità di studiare il paziente, di creare delle dime, di avere dei modelli, lo semplifichi. Io devo arrivare a questa chirurgia dopo una curva di apprendimento molto, molto pesante e molto profonda, e allora solo in quel modo riuscirò davvero a ottenere tutti i vantaggi che questa mi può offrire. Gianni? Ho una domanda che mi ha mandato Alessandro. Ah, bene. Che qualcuno mi chiede. A me è scappata, sono sul telefonino. Se le spire extraossee sono state lisciate. No, io non le ho lisciate quando gli impianti erano fatti così. Adesso molti impianti hanno una superficie extraossea già senza spire, per cui io non le ho lisciate per evitare di fare un macello, generare calore, eccetera. Posso dire una cosa, a proposito dell'approccio digitale, è molto importante, perché questi pazienti arrivano poi a prendere la decisione di fare la chirurgia zigomatica o ricostruttiva quando, proprio con l'approccio digitale, noi mostriamo loro che altri approcci non sono possibili. Per cui è molto importante, perché noi prima di fare questa cosa valutiamo tutte le altre possibilità, ovviamente. Va bene, io ringrazio di nuovo il dottor Marco Rinaldi. Grazie a voi. Ciao Marco. Grazie a voi. Grazie. Ciao a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie, Marco, e complimenti.